Nel nostro canale ci occupiamo di un misterioso corpo celeste che le diciamo, letteratura antica e la mitologia chiamano in vario modo, che ogni tanto va a interessare la Terra, in particolare l'atmosfera, e provoca delle catastrofi in modo ricorrente e regolare. E la regolarità nell'antichità di questi impatti, di questo corpo celeste che appunto viene chiamato carro del sole di Fetonte oppure distruttore in varie letterature, ha portato le popolazioni del mondo a concepire il tempo in modo ciclico, cioè diciamo ogni tanto passa questo corpo, riazzera tutto e diciamo si ricomincia da capo. Ecco, quindi questo, da questo diciamo il serpente che sta è il simbolo di questo tempo ciclico, in realtà sarebbe originato da queste catastrofi ricorrenti. Ma questa diciamo concezione del tempo diventa nell'induismo, secondo la Corte Suprema dell'India, una regola primaria per definire l'induismo. Vediamo che per potersi definire indù bisogna accettare che nell'esistenza cosmica conosce periodi di creazione, di conservazione o di distruzione, periodi che vengono chiamati yuga e che si succedono uno dietro l'altro. Quindi noi diciamo che questo asteroide è alla base di questa cadenza. Ma questa cosa è talmente probabilmente nell'inconscio collettivo che è stata sufficiente la pubblicazione dello studio di questo calendario Maya nel 2012, che sembra dovesse terminare lo suo svolgimento di anni nel 2012. È stato sufficiente questo per generare un'ondata di notizie su una presunta fine del mondo che doveva avvenire nel 2012, e a richiamare subito all'attenzione le teorie di Zaccaria Sitchin, che aveva teorizzato, studiando la letteratura sumerica, l'esistenza di un pianeta che ruota in modo eccentrico intorno alla Terra e ogni tanto, quando passa in modo vicino, provoca dei disastri sulla Terra. Ecco, quindi noi in questo studio di questo corpo celeste di cui parlano tutte queste antiche scritture, abbiamo trovato una traccia di un secondo pianeta rispetto a questo distruttore. Quindi in realtà questo distruttore sarebbe un oggetto cosmico diverso da questo Nibiru. Quindi abbiamo ipotizzato che questo secondo corpo celeste sia Nibiru. Quindi quali sono diciamo i dati, le fonti a cui ci basiamo per fare questo tipo di valutazione? Diciamo la fonte principale è una raccolta di testi chiamata Bibbia di Colbrin, che è stata pubblicata di recente, ma viene ignorata dagli studiosi. Perché? Perché è scritta in inglese, non ha papiri, però sembrerebbe essere proveniente dalla biblioteca di Alessandria. Ecco, noi abbiamo già osservato che questi racconti coincidono con quanto già esisteva in precedenza all'interno dei cosiddetti dialoghi di Timeocrizia di Platone. Quindi questi tipi di racconto collimano perfettamente con i dialoghi di Timeocrizia, che appunto questi dialoghi di Timeocrizia dicono che questo fenomeno cosmico è descritto nel mito di Fetonte. Quindi c'è un mito che parla di un corpo celeste ma raccontato in modo diciamo romanzato, e invece questi dialoghi di Timeocrizia no, dice questo è un fatto realmente accaduto. Ma vediamo che questo fenomeno ha generato altri miti, cioè con altri mostri, per esempio il mito greco di Tifone. Perché sappiamo questo? Perché in realtà poi questo corpo celeste appare nella storia, perché è uno storico importantissimo dell'impero romano, Plinio il Giovane, che ha narrato le vicende dell'eruzione del Vesuvio, che ci informa che una cometa tremenda fu sperimentata dai popoli d'Etiopia e d'Egitto, che le diede il suo nome Tifone,
re di quei tempi, aveva un aspetto infocato ed era ritorta a forma di spirale, truce già a vedersi, più un nodo di fiamme, per così dire, che una stella. Quindi, con questa descrizione di Plinio il Giovane, diciamo, questo misterioso astro che non è una cometa, non è, ma crea distruzione sulla Terra, ma in realtà non lascia dei crateri, quindi è un qualcosa di assolutamente particolare. Ma noi, diciamo, grazie a questi racconti di questa Bibbia di Kolbrin, poniamo in evidenza che in realtà la Bibbia parla ampiamente di questo corpo celeste, solo che è stata effettuata un'operazione di pulizia, quindi non è che non lo capisce perfettamente, perché sono state tolte delle parti, ma nelle dichiarazioni dei profeti, diciamo, con le dovute integrazioni dei testi che noi abbiamo parlato prima, si capisce che si parla in modo chiaro di questo asteroide, ma in realtà poi in un'altra letteratura religiosa di questo corpo celeste se ne parla in modo chiaro e tondo. Quindi, diciamo, c'è una narrazione nella Bibbia dei Mormoni dove questo corpo celeste appare nella sua descrizione precisa e corrispondente al mito di Fetonte. Ma diciamo, la cosa più importante che si capisce da questi racconti è che questo corpo celeste è il responsabile dei diluvi. Quindi, se teniamo conto che ci sono narrazioni di diluvi in tutte le civiltà del mondo, per esempio c'è il diluvio di Noè nella Bibbia, ma c'è il diluvio di Deucalione e Pirra nella mitologia greca, sempre con lo stesso ingrediente di superstiti che rigenerano la popolazione umana. Poi abbiamo il diluvio di Zeus-Udra nella letteratura sumerica, abbiamo il diluvio di Manu nella letteratura veda indiana, e un diluvio nei Maya. Nessuno si sogna di dire che questo è un evento inventato, perché sarebbe veramente singolare affermare che popolazioni sparse per il mondo. Questi testi, questa collezione di testi propone una soluzione al mistero diluvio. Quindi in realtà sono dei testi conosciuti da sempre. Per esempio, il dialogo di Meccrizia sono uno degli documenti più studiati, solo che su questi documenti ha gettato un'ombra un allievo di Platone, Aristotele, che ha dichiarato che questi sono solo dei racconti in cui Platone esprime delle metafore. Quindi diciamo la linea interpretativa delle università ha seguito questa interpretazione, questa linea aristotelica, ma noi abbiamo presentato una serie di prove nel nostro canale che fanno capire che in realtà le cose non stanno così. Quindi, che cos'è questo distruttore? Prima di tutto è un astro che a tempi regolari sfiora l'atmosfera terrestre, quindi noi concludiamo scientificamente che se esiste è impossibile che sia di origine naturale, perché quando perderebbe energia nell'atmosfera la prossima volta, ammesso e non concesso che sia possibile che esista un'orbita così complessa. E quindi secondo noi, se si ammette l'esistenza di questo corpo celeste, si deve ammettere che è di tipo artificiale, quindi andrebbe a confermare la teoria degli antichi astronauti. Quindi ci sarebbero degli esseri che colonizzavano la Terra, che utilizzavano, avevano tra le altre questa tecnologia di influire sui parametri del pianeta Terra. E poi diciamo che questo corpo celeste, noi abbiamo delle descrizioni, quindi è un corpo celeste piccolo, intorno tra i 20 e i 30 chilometri, ecco, più o meno. Abbiamo fatto delle valutazioni in base ai testi, perché dicono che incendia l'atmosfera e occupa un quinto della volta celeste. Facendo dei conti semplici, sappiamo che è un corpo celeste piccolo. E quindi a questo punto che cos'è? Noi abbiamo avanzato un'ipotesi nella nostra analisi, che sia una sorta di navetta. Cioè una sorta di navetta che, quando questo pianeta Nibiru è vicino, va avanti e indietro tra la Terra e Nibiru per svolgere varie funzioni. Quindi vediamo quali sarebbero queste funzioni. Prima di tutto,
trasporterebbe l'oro, perché questa colonizzazione extraterrestre è finalizzata all'estrazione di oro, che secondo le teorie di Sikkim utilizzerebbero per proteggere la loro atmosfera e conservare il calore di questo pianeta, che quando è molto lontano è freddo, estremamente freddo, e quindi e questo oro sarebbe fondamentale per la climatizzazione, ma diciamo potrebbe avere un ruolo anche nell'esistenza del campo magnetico terrestre, perché noi sappiamo che la vita non può esistere senza il campo magnetico, perché è una specie di scudo protettivo per respingere le particelle pesanti, le radiazioni solari. Quindi se una popolazione, una civiltà evoluta vuole abitare un pianeta, la prima cosa che deve fare è dotarlo di uno scudo magnetico. Siccome non ci sono teorie veramente convincenti sull'origine del campo magnetico, una di queste teorie potrebbe essere l'origine artificiale del campo magnetico. Ma del resto però abbiamo prove molto forti, quindi abbiamo un astronomo cinese del 1200, abbiamo delle iscrizioni sui papiri egizi e sulle pareti di un tempio di Medinet Tabù, che questo corpo celeste è in grado di inclinare l'asse terrestre, quindi potrebbero anche fare operazioni di modifica del clima locale, e sembra che l'abbiano fatto, perché ci sono importanti testimonianze storiche che nel 1200 a.C. lo abbiano fatto. Non ultima, sembra che questo asteroide abbia un ruolo fondamentale nell'avvicendamento di diverse varianti genetiche dell'uomo, perché questo testimonia la Bibbia, che quindi abbiano usato il diluvio per cancellare una versione genetica dell'uomo che loro creano con ingegneria genetica e sostituirla con un'altra che viveva di meno. Quindi secondo noi queste sono le prove che noi presentiamo, che quindi se abbiamo un distruttore che è una realtà storica, abbiamo un secondo astro, che in questi libri sembra testimoniato come segno preventivo del passaggio di questo Nibiru. Vediamo cosa dice l'attualità. Ecco, l'attualità è piena di video che sostanzialmente tendono a portare l'idea che in realtà sanno tutti di questo pianeta, perché è già stato avvistato. Qui vediamo per esempio un blogger israeliano che pubblica, un astronomo sarebbe dilettante, che pubblica costantemente la posizione di questo astro. E poi ci sono i complottisti dicono che il Vaticano sa, ma anche noi abbiamo questo sospetto. Abbiamo realizzato dei video su questo tema. Poi qui per esempio vediamo un'altra notizia in cui si sarebbero riuniti degli scienziati per discutere su questo tema. Quindi sanno tutti tranne noi poveri disgraziati che non veniamo informati. Per fortuna che c'è uno che ci difende. Qui c'è un sito che siamo andati a cercare, l'abbiamo trovato in un video ma è scomparso. Sembra che Putin sia il garante delle povera gente come noi, che non può avere notizie, ma che siamo tagliati fuori dalle notizie vere su Nibiru. Questo sito non c'è più, risulta non servito. E quindi per fortuna che da tutte queste notizie che sembrerebbero infondate c'è qualcuno che ci difende, c'è il nostro amico della Gaia Scienza, un canale di YouTube che osserva attentamente tutti questi video privi di qualsiasi riferimento e accreditamento delle notizie, e li aspetta per impallinarli come un cacciatore attento che all'arrivo di un video di un bufalaro lo pubblica subito. Noi l'abbiamo invitato a sbufalare il nostro canale, però che fino adesso non ha ritenuto di dover sbufalare niente.